In questi giorni i cittadini di Novi hanno ricevuto un gradito omaggio per l'emergenza Covid-19. E sono delle mascherine omaggio che sono arrivate da parte di un imprenditore che sta realizzando la propria impresa a Novi, ha appena preso un capannone, su questo sta costruendoci la propria attività, che si chiama Luca Sterpi ed è titolare della Novi Plast, una società che si occupa di polimeri plastici. E intanto conosciamolo. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Allora Luca, intanto vabbè, la città di Novi sicuramente ti deve ringraziare, poi fra poco, oltre alla distribuzione che sta facendo la Protezione Civile casa per casa, tu con la Proloco andrai anche a portarla a tutte quelle associazioni che sì, ne hanno un bisogno particolare. E da dove viene questa idea? Intanto partiamo da questo. Sostanzialmente è venuta fuori anche quasi un po' per gioco. Un nostro amico, collaboratore e anche cliente, sempre sul settore plastico, si è messo a fare a perdere tempo, visto che non poteva aprire per il suo codice Ateco, si è messo a fare queste mascherine qui che noi vediamo per il suo comune. E così, parlando, chiacchierando con lui, ho detto: guarda, mi sarebbe interessato anche a me fare la medesima cosa, un po' più sulla larga scala, per il nostro comune se possibile anche per la nostra provincia. E per cui da lì poi ci siamo concordati con lui tutto il discorso di fornitura e anche con il comandante Caruso della Protezione Civile, e da lì poi ecco che siamo arrivati a riuscire a consegnare e piano piano a distribuire circa 60.000 mascherine in tutte le case di Novi. Anzi, colgo l'occasione per fare un appello di non fregare le mascherine di altri vicini di casa, perché tanto ci sono mascherine per tutti, e poi quelle che avanzeranno andranno poi anche ai carabinieri, alla polizia locale e anche ai comuni limitrofi. La caratteristica di questa mascherina? Questa mascherina qua è purtroppo per ovvi motivi di costi e di reperibilità dei materiali non può essere usata a scopo medico chirurgico, per cui non possono essere usate all'interno di presidi ospedalieri, ambulanze, RSA e tutte anche quelle situazioni dove si va a contatto con veri e propri infetti. Però è un buon schermo protettivo per tutte quelle persone che vogliono semplicemente andare a fare la spesa, farsi una passeggiata con i propri figli e che mantengono le distanze di sicurezza e si lavano le mani quando magari si incontrano per strada o al supermercato con altre persone esterne che non sono del proprio nucleo familiare. Detto questo, le mascherine sono in microfibra con una parte di plastica al suo interno e sono caricate elettrostaticamente. Questa loro peculiarità cosa fa? Fa sì che il nostro pulviscolo di bollicine, chiamiamole così, di liquido che noi espelliamo dalla bocca o dal naso venga trattenuto sia da noi verso l'esterno che anche dall'esterno verso l'interno, per cui verso la nostra bocca e il nostro naso. E pertanto questa è la loro funzione. Non è niente di particolare. È riutilizzabile? È riutilizzabile assolutamente, noi l'abbiamo indicato almeno 5 volte è riutilizzabile. Però diciamo che io ce l'ho anche da un po' più di 5 volte e non succede niente sostanzialmente. Poi ovvio tutto questo deve essere fatto con coscienza. Come dicevo prima, bisogna rispettare tutte le altre normative, un metro di distanza o più se possibile, lavarsi sempre le mani e non toccarsi con le mani quando sei al supermercato o in altri posti, toccarsi bocca, naso, viso, occhi, eccetera. Bene, sicuramente la cittadinanza, il territorio vorrà anche conoscere un po' meglio questo benefattore che è Luca Sterpi, ma un po' tutta la famiglia
la famiglia Sterpi, passato prima a papà Sergio. Sì. E la Noviplast è un'azienda di lunga data, giusto? È un'azienda che è nata circa quasi 10 anni fa, sostanzialmente, è nata come una pura commerciale nel settore chimico e plastico. E si è sviluppata negli anni all'interno di Novi, però ovviamente il suo circuito di vendita si estende un po' dappertutto, in Europa, in Asia e quant'altro. E niente, poi sostanzialmente, visto la purtroppo la crisi che ha investito un po' tutti quanti dal 2009, si è prolungata, anche se così non sembra, ma si è prolungata poi in questi ultimi 10 anni. E abbiamo deciso poi di cambiare un attimino settore di competenza, e per cui diventare anche una vera e propria azienda di produzione. E da lì, per cui, tutto questo progetto che si andrà a concretizzare, speriamo tempo l'anno, con tutte le normative e quant'altro che ci dovrebbero permettere di iniziare nuovamente a partire il prima possibile. Va bene, ti lasciamo andare perché sappiamo che le associazioni stanno aspettando, sì, le loro mascherine, e ti ringraziamo, poi ci rincontreremo per vedere gli sviluppi dell'azienda, va bene, sperando che non ci si debba neanche più mettere le mascherine. Diciamo. Sperando questo, sicuramente. Sì, sono un po' miste, alcune sono così, come l'astico, e poi altre hanno la feltuccia. Grazie a voi. Grazie. Saluto. Arrivederci. Vieni, vieni vicino. Perché così? Vieni. Prendi il mago. Dai, anche tu stai. Allora, insieme con le riprese, due dentro ogni bustina. Ma sono belle! Queste? Uguali. Caspita! Queste si possono riusare. Sì. Sì, bambini, mica bambini. Grazie, grazie di cuore. Bene. Grazie.